E hola a tutti raga, benvenuti nei miei nuovi video, sono il vostro Lelecotti e oggi torniamo a parlare di una storia un po' inquietante che paurosa. Andiamo a parlare di questa storia di un autostoppista, che è l'autostop, però un po' strana, cioè un po' strana questa persona, ma andiamo con ordine. Non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo con il racconto. In una sera invernale, una signora sta caricando la spesa sulla sua auto nel parcheggio del supermercato. All'improvviso, un'anziana signora, tutta imbacuccata, le si avvicina e le racconta una triste storia. La donna più giovane si impietosisce e decide di dare un passaggio alla vecchietta, finisce di sistemare le borse nel baule e sul sedile posteriore. Tutte e due partono. Spinta dalla curiosità, la conducente comincia a osservare l'anziana signora che è dietro di lei, che stringe compulsivamente tra le braccia una sportina. Proprio mentre sta scrutando la donna alla guida, si accorge di un particolare che la inquieta. Infatti, sedendosi, la donna lunga della vecchietta si è un po' sollevata e mostra parte della gamba sotto il collan. Fa capolino una fitta peluria. La guidatrice osserva meglio e nota che l'anziana è ancora tutta imbacuccata, nonostante nell'abitacolo si sia creato un bel tepore e lei stessa si sia sfilata la sciarpa per il caldo. La donna, prendendo coraggio, annuncia che c'è qualcosa che non va a una ruota. Chiede all'anziana di controllare se la ruota posteriore destra sia forata. La vecchietta posa la borsa, apre la portiera e scende. È in quel momento che la donna riparte a tutto gas e sgommando, impaurita dall'inquietante incontro. E una volta arrivata a casa racconta tutto al marito, che il marito, l'uomo, la sgrida, la rimprovera dicendo: ma come ti è venuto in mente di dare passaggio a una sconosciuta, a un'estranea? Ma stai scherzando? Infatti la signora gli dice che gli ha guardato le gambe e poi nei suoi lineamenti c'è qualcosa di strano, che nel poco che si rivedeva si difende lei, ha detto lei. Nel frattempo l'uomo apre la sportina che la stessa anziana ha lasciato in macchina, sperando o sperava di trovare dei documenti di poter restituire la borsa nella legittima proprietaria, magari insieme alle scuse della moglie. Mentre la consorte cerca di trafugare ancora o trafugliare delle spiegazioni per il suo comportamento, l'uomo bianca, più come un fantasma, tutto bianco, testa e piedi, e le mostra attonito il contenuto, una piccola accetta dentro la borsa che aveva trovato la signora che voleva andare a prendere per restituirla. Infatti nella borsa l'uomo si bianca, che nel contenuto dentro la borsa aveva trovato una piccola accetta pronta a squartare l'automobilista, quindi la signora, poco prudente per dare passaggio. Quindi questa autostoppista non era altro che una serial killer pronta a far fuori la povera signora che tanto gentilmente gli aveva dato un passaggio. Però lei furba, e guardando nello specchietto retrovisore, aveva notato quella peluria, quella pelosa, era pelosa, quindi si è subito insospettita, è stata furba ad accostare la macchina e chiedere alla signora, o un uomo travestito da signora, di vedere se c'era qualcosa che non andava alla ruota. Una volta che la signora o l'uomo, o lui lei, era scesa, ha messo subito la quinta e è sgommata via, scappando via, cioè è sfuggita. Infatti ha fatto bene perché nella borsa è stata trovata un'accetta. Come
come tutte poi le altre leggende metropolitane, ovvero storie, non è facile dare un'origine sicura anche a questa. Esistono delle versioni ambientate soprattutto in Inghilterra, negli Stati Uniti, ma anche in Italia, in cui talvolta la donna volante sospettita riesce a far intervenire lo sceriffo o le forze dell'ordine, e travestito viene da questi smascherato e gli vengono trovate addosso delle armi. Andando poi a ritroso in qualche secolo, gli si imbatte in storie molto simili, in cui al posto delle moderne automobili troviamo calessi o diligenze, nonché un uomo a cavallo disposto a dare un passaggio a una vedova affranta, in quale una volta che il cavaliere l'ha fatta scendere con la scusa di farsi raccogliere il cappello, Yulla gli ha detto di buttare la sua borsa, forse perché era piena di soldi che con il suo travestimento l'uomo era riuscito a rubare agli ignari popolari o ignari persone che gli hanno dato il passaggio. E questa è la storia della stoppista pelosa. Fate attenzione veramente anche voi. In conclusione di questa storia, fate attenzione a chi date il passaggio, perché può essere una persona tanto gentile quanto crudele. Non puoi capire, non puoi sapere chi è quella persona in cui dai il passaggio. Può essere un serial killer pronto a uccidere pur di rubare tutto, anche la macchina compresa. Quindi fate attenzione sempre a chi date il passaggio, mi raccomando. Detto questo, non ho più altro da aggiungere che fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa storia, fatemi sapere le vostre conclusioni e opinioni nei commenti qua sotto. Come sempre trovate tutti i link in descrizione all'info box, Facebook, Twitter, Instagram, usali. Lasciate un like, mi piace, iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto. Come sempre ragazzi, ci vediamo nel prossimo video. Bye guys, vostro Ciao e alla prossima.